Ci sono molte opportunità nel mondo delle criptovalute perché è un settore giovane, è un settore in grandissimo fermento e anche in grande evoluzione. Spesso alcuni strumenti finanziari del settore cripto, le altcoin per esempio, moltissimo, lanciano dei fork, degli airdrop e diverse politiche magari di utilizzo di tecniche di marketing che possono impattare in maniera considerevole sulle quotazioni di quell'altcoin. La domanda a questo punto è: c'è un modo di poter sfruttare con delle operazioni di trading, con delle operazioni di investimento, con delle logiche precise, semplici, queste occasioni, queste opportunità che il mondo cripto ci regala? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Sono Mauro Caimi. Oggi torniamo a parlare di tecniche e strategie di trading perché c'è una strategia che ho creato poche settimane fa che può dare una grande mano per acchiappare quelle che sono le opportunità del settore cripto per quelle coin che fanno delle politiche di airdrop e dei fork. Qual è la strategia giusta di trading per galoppare queste opportunità? Ma questo è un video speciale perché, ragazzi, oggi continua il Black Friday per la nostra community e avremo per la prima volta un super bonus per tutti voi. Ci saranno 5 coupon che rilascerò in questo video, ragazzi, appariranno sullo schermo i codici, quindi poi dovrete salvarli. Questi coupon saranno del credito gratuito, dei bonus gratuiti in Bitcoin da poter utilizzare per le vostre operazioni di trading sulla piattaforma PrimeXBT. I coupon vi daranno diritto ad avere 0,01 BTC, che è una somma cospicua alle attuali quotazioni, e potete utilizzare questa somma per fare trading gratuito sulla piattaforma di PrimeXBT, ma non è finita qui perché quello che riuscirete a portare a casa in termini di gain utilizzando questo credito gratuito lo potete prelevare totalmente dalla piattaforma e prenderlo sui vostri wallet privati. Quindi un vero e proprio regalo, ragazzi, per questi 5 traders. I primi che cliccheranno sulle view oggi avranno un grande vantaggio. Come poter sfruttare questo bonus? Dovete registrarvi dal link che vi lascio in descrizione alla broker PrimeXBT ed inserire questo coupon all'interno dell'area impostazioni del vostro account. Ricordo a tutti che i broker relativi al settore cripto che non hanno il KYC come Prime hanno dei rischi particolari. Ne ho parlato nel mio video recensione relativamente a questi broker. Ragazzi, vi lascio comunque il link in descrizione anche di quel video, così potete riandare a spulciarvi queste cose e ricordarvi i rischi connessi a queste piattaforme di investimento. Va bene, allora stanno apparendo i coupon, io lo so già, ragazzi. Vabbè, allora acchiappate questi codici e subito inseriteli per prendere il vostro bonus. Andiamo a capire questa strategia. Cosa succede quando le altcoin o le coin in generale rilasciano, ragazzi, dei fork o degli airdrop? Non ne parliamo oggi da un punto di vista informatico perché non avrebbe molto senso sul nostro canale, ne parliamo dal punto di vista di fare profitto utilizzando queste opportunità. Prendo la mia super penna che mi piace tanto da utilizzare quando faccio queste spiegazioni. Come avviene un fork, ragazzi? Allora, avremmo una coin 1 a un certo punto. Questa coin 1 che è presente sul nostro wallet ci darà la possibilità di ricevere la coin numero 2. La coin numero 2 è un profitto vero e proprio, ragazzi, perché i possessori della coin numero 1 si troveranno accreditata una nuova coin che avrà un valore sul mercato che potrà essere venduta, e questa nuova coin è data dal famoso fork o airdrop. Nella stragrande maggioranza dei casi basta detenere la vostra coin 1 di partenza su un wallet che sia un wallet degli exchange più comuni per far sì che questo meccanismo di airdrop o fork avvenga in maniera completamente automatica. Vi trovate la coin numero 2 insieme alla coin numero 1 sul vostro wallet ed è un regalo, un po' come un helicopter money, lo potremmo definire così. Questa cosa cambia un po' quelle che sono le logiche relativamente alla quotazione della coin numero 1, cioè quella che viene forcata o che subisce l'airdrop. Perché? Perché, ragazzi, è come se io vi dico a un certo punto che se possedete quel determinato strumento finanziario vi regaliamo soldi. Allora cosa succede? Che la domanda di quello strumento finanziario aumenta in maniera ovvia. Aumentando la domanda dello strumento finanziario, probabilmente assisteremo a
a una famosa fase di pump, il famoso pump di Vitto, l'ascensore, che avviene spessissimo nei mercati delle criptovalute. Ma la logica che oggi voglio spiegarvi è questa: c'è un modo di poter tradare questo pump? Abbiamo un'idea generale di quello che avviene quando una coin annuncia un airdrop? Esiste un pattern che si ripete? Esiste grafico che ci può indicare quello che potrebbe succedere e quindi darci una marcia in più, un vantaggio nei nostri investimenti per dire ok, compro qui, vendo qui e il gioco è fatto. Andiamo a fare un esempio pratico con quella che è stata la coin numero uno in questi periodi che ha fatto il suo airdrop ed è ancora in atto questa cosa, quindi potremmo ancora utilizzare questa strategia. La coin, ovviamente, ragazzi, è XRP, è Ripple, perché ci sarà un airdrop tra pochissimo. Allora, ragazzi, il grafico che si verifica quando avviene un fork, un airdrop, assomiglia moltissimo a questo grafico di natura convessa. Una fase di salita, ragazzi, che va ad essere fatta in questo modo, in pratica un po' ad ascensore, quella che abbiamo visto su Ripple. E successivamente avviene una fase di riposo, quindi dopo che la prima escalation o a comprare la coin per detenerla in portafoglio per ottenere questo famoso airdrop o fork viene meno, assistiamo a una fase di riposo in pratica delle quotazioni della coin. Per poi probabilmente assistere ad una nuova fase di ripresa proprio nei giorni precedenti l'airdrop o il fork. Questa seconda fase di ripresa spesso, ragazzi, non ha l'altezza della precedente e poi va giù così una volta che avviene l'evento. In pratica, ragazzi, questo tipo di atteggiamento può essere visto sulle coin che hanno subito un fork e un airdrop e può essere utilizzato da parte nostra per fare trading e ottenere profitto. Ricordo sempre che per questo tipo di operazioni, ragazzi, dovete essere comunque formati ed essere comunque dei trader. Spesso mi capitano persone che cercano di trovare la famosa strada alternativa, la strada quella semplice, cioè non leggo libri, non faccio corsi, non mi informo, guardo i video, ok, però ragazzi, a volte non basta. Ricordatevi che la formazione costa sempre di meno delle perdite che vi infligge il mercato quando vi va contro. Questa cosa la capiscono quasi tutti i traders dopo qualche anno, dopo le perdite che hanno subito, e poi si buttano a capofitto nella formazione e imparano come effettivamente bisogna fare trading. Facciamo un esempio: andiamo subito sul grafico a vedere quello che sta facendo Ripple, perché sta facendo questo atteggiamento, e vediamo quelle che potrebbero essere tre regole semplicissime per utilizzare questa strategia e trarne profitto. Allora, ragazzi, siamo sul grafico di XRP contro dollaro che abbiamo su Prime XBT. Spesso mi capita di utilizzare questo broker proprio per fare questo tipo di operatività. Questo atteggiamento così dovrebbe essere esattamente quello che ci potremmo aspettare dall'atteggiamento di Ripple prima del 12 di dicembre, data in cui, ragazzi, avverrà il famoso airdrop. Questo è quello che potremmo vedere su Ripple. La prima parte l'ha già fatta. Chi è uscito è riuscito a prendere profitto in questa zona, tanto di cappello, quindi ok, ma adesso ci sarebbe la possibilità di assistere al secondo high. Questa zona fatta così potrebbe essere tradata, perché no, prima di un'eventuale fase di riposo. E perché no, ragazzi, non è detto che questo massimo sia inferiore anche al precedente, potrebbe anche continuare a salire se ci sarà FOMO sul mercato. Questo tipo di operatività ha a cuore molto la FOMO che si genera in queste situazioni, quindi è un tipo di operatività, ragazzi, non di lungo periodo ma di breve. Va utilizzata con grande criterio seguendo queste regole. Prima regola, ragazzi, allora andate a utilizzare un grafico daily per disegnare l'atteggiamento che vi ho spiegato, esattamente questo tipo di grafico. Utilizzando un grafico daily c'è il problema degli ingressi, perché quando utilizziamo questo tipo di strategia abbiamo a che fare con delle altcoin di solito un po' piccoline, magari non grandissime, anche se Ripple era abbastanza grande. Potrebbero verificarsi dei pump improvvisi anche nell'ambito di un'ora. Perciò, quando dovete decidere la strategia di ingresso, dovete utilizzare un time frame più piccolo, ad esempio un time frame a 4 ore. La terza regola fondamentale è capire dove uscire quando le cose vanno male. Questo non può essere un investimento di natura hold, perché non è creato con quell'obiettivo.
l'obiettivo. Allora facciamo un esempio, ragazzi. Allora questa è la struttura che guardo per disegnare il mio grafico, dopodiché vado giù a un grafico per esempio più piccolino, a un 4 ore, creo la mia strategia di ingresso. Al proposito, ragazzi, queste regole che stiamo vedendo oggi sono delle semplificazioni di questa strategia, che invece è trattata in maniera molto più approfondita nel mio corso di formazione, nel modulo dedicato alle strategie che sto rimpinguando di volta in volta, ragazzi, e questa strategia sarà aggiunta lì a brevissimo. Allora, ragazzi, in pratica, ipotizzando che questo sia il mio livello di ingresso, se una candela va a rompere, a chiudere qui in pratica sopra questo livello di ingresso, io avrò il la, come si dice per noi musicisti, quindi avrò l'avvio di questa seconda ondata che potrebbe verificarsi e farmi un massimo magari qui, per poi andare a crashare, o non lo sappiamo, questo chiaramente è una idea generale, prima dell'avvento dell'airdrop. Fatto questa strategia di ingresso, decido appunto di seguire questo trend, e mi raccomando, ragazzi, se l'operazione vi va contro, il mercato ci dà un fake e ritorna indietro, dovete uscire il prima possibile. Se il mercato non crea un nuovo hype, bisogna uscire. Ipotizzando invece che le cose andranno bene, seguiamo questa ingresso su XRP in questo caso, e usciamo quando ci sarà una nuova fase di inversione. Uscite in trailing stop se avviene un evento di inversione di trend in un time frame breve, e avete portato a casa il vostro gain. La stessa identica cosa potete farla semplicemente utilizzando un take profit, ragazzi. Qualcuno segue molto il trend, e magari io, perché ragazzi questo è il mio mantra ormai, trend is my friend, quindi io seguo sempre il trend, preferisco non uscire cercando di prendere un massimo, ma cercando di prendere più fetta di torta possibile da un mercato. Quindi anche in questo caso io farò questa strategia che vi ho spiegato in questo video, la farò esattamente così, e la farò utilizzando Prime con il mio account. Facciamola insieme, allora, dico io a questo punto. Vediamo se si verificherà il break che vi ho indicato prima di questa candela, potremmo innescare il nostro long e cercare di cavalcare con la strategia fork and drop quello che potrebbe essere una seconda ondata hype di XRP. Chi di voi parteciperà a questa strategia? Mi raccomando, ricordatevi, non sono consigli finanziari, il trading è assolutamente per rischioso. Se non avete formazione, fate queste operazioni in demo per istruirvi, per appassionarvi alla materia, oppure utilizzate appunto i bonus di Prime XBT, perché tanto è gratuito, ragazzi, che se portate a casa qualcosa ben venga, altrimenti non avete perso nulla, semplicemente un bonus. Bene, ragazzi, per oggi è tutto. Fatemi sapere come sempre cosa ne pensate, lasciatemi un mi piace per questi video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, perché settimana prossima ci saranno una serie di analisi importantissimi, perché inizia il nuovo mese, dove va Bitcoin per il mese di dicembre. Ci vediamo nel prossimo video, ciao.